Bentornati. Abbiamo due funzioni molto utili in Excel e sono somma se e conta se, che servono a sommare e a conteggiare dati ad un intervallo di celle. Facciamo questo esempio. Guardate, abbiamo dei nominativi che si ripetono in questa colonna. Vedete, più nominativi, quindi qui abbiamo Ferrari, ancora Ferrari, Bianchi, Bianchi. Vedete che hanno ricevuto dei rimborsi a mano e abbiamo già visto nel precedente tutorial come creare un elenco a discesa con i nominativi, non sto a rispiegarlo, andatevelo a vedere. Qui possiamo scegliere, vedete, un nominativo, adesso qui lasciamo il primo, e adesso noi vogliamo sapere a quanto ammontano i rimborsi, ad esempio, di Ferrari Luca del primo nominativo. Un risultato lo possiamo ottenere naturalmente sommando le varie celle dello stesso nominativo con somma e aggiungendo un punto e virgola ad ogni istruzione. Ad esempio, se andiamo a posizionare per esempio in questa cella, poi andiamo a scrivere uguale somma, eccolo qua, vedete, poi dopo a ogni dato interveniamo con un punto e virgola, ad esempio Ferrari Luca, vogliamo la somma, ci posizioniamo qui, poi punto e virgola, poi ancora Ferrari Luca, quest'altro dato e via dicendo, ma naturalmente non è questo il procedimento giusto, esiste una formula con la quale si ottiene lo stesso risultato. Innanzitutto, quando elaboriamo intervalli di dati da una tabella, conviene assegnare dei nomi e per farlo in automatico, in questo caso su queste due colonne, selezioniamo l'intestazione delle nostre etichette di tutte e due le colonne, vedete, nominativo e rimborso. Poi premiamo maiuscolo, CTRL e freccetta in giù, selezioniamo tutti i nostri dati. A questo punto li premiamo maiuscolo, CTRL, però F3 e togliamo la spunta a colonna sinistra perché vogliamo che l'intestazione venga presa appunto dalla riga superiore e poi premiamo OK. Se andiamo a vedere in formule, gestione nomi, vedete abbiamo dato alle nostre due aree il nome di nominativo e di rimborso e premiamo chiudi. Ora andiamo a inserire la nostra formula in questa cella, quindi andiamo a inserire uguale somma se, la selezioniamo, qui si apre la parentesi, qui dobbiamo inserire un intervallo, un criterio, insomma, adesso premiamo CTRL A per aprire la nostra finestra di dialogo per inserire i nostri parametri, l'intervallo quale sarà? Adesso ci posizioniamo qui nell'intervallo, premiamo F3, andiamo a prendere l'intervallo dei nostri nominativi. Il criterio invece sarà quello che appunto della nostra scelta del nominativo, quindi sarà G3, ci posizioniamo qui su G3, vedete, e poi insomma sarà la somma, sono le effettive celle da sommare, quindi anche qui ci posizioniamo qui in insomma F3 e questa volta andiamo a scegliere rimborso, premiamo OK, ecco qui che abbiamo il totale del rimborso di Rossi Umberto. Se andiamo a prendere, vedete, Bianchi, abbiamo 861, andiamo a prendere il mio nominativo che ce n'è uno solo, Cordelia Neri 340,90, andiamo a vedere, no, sono più di uno, vedete, eccolo qui, 75,90 e questo qui è 265, pensavo di averne messo uno solo. Proviamo a togliere in effetti dunque questo qui, questo rimborso di 79, elimina, quindi ne rimane uno solo, 265, ecco qua 265. E quindi vedete un'operazione molto semplice ma molto efficace. Ora invece andiamo a vedere conta se, la formula conta se che ci conta quante volte sono stati effettuati i rimborsi. Quindi uguale, poi conta se, eccolo qua, vedete. Anche qui premiamo CTRL A e l'intervallo, scegliamo, andiamo dentro, F3. Andiamo a prendere anche qui i nominativi, il nominativo, poi come criterio andiamo a prendere qui il solito G3, vedete, che è la scelta del nostro nome e premiamo OK. E qui vedete abbiamo il numero di rimborsi 4, se andiamo a prendere sempre il mio, ne dovremmo uno solo, ecco qua, vedete, 265, numero di rimborsi 1. Non mi rimane che salutarvi, ci vediamo, arrivederci.